Uno di questi aerei dovrà pure andare a Londra. In fila, bambini, presto. Ecco i biglietti, signorina. Sono tutti nostri, grazie. Hubbard Hall, Padding, Bing Bang, Beatles, Uova e Pancetta, Sherlock Holmes, Time, Speaker of the Circus, bye bye. Salvietta calda? Oh sì, grazie. Beh, ci muoviamo? Ma che diavolo ci fai tu qui, bestia? Ti faccio scendere da questo aereo. Io non credo, Fido. Grandioso, inchiodato su un volo intercontinentale con un petulante fuggitivo. Ci può essere niente di peggio? Sai cosa detesto io dei voli? Le noccioline. Prima di tutto non riesci ad aprirle. Mi chiedo a chi vogliono impedire l'accesso. E che ci sta a fare la presa per il rasoio elettrico nella toilette? Chi vuoi che si faccia la barba là dentro? Salve, sono Andy Dick. Scusatemi, dovrei mettere il mio bagaglio qui sopra nella cappelliera. Oh, no, 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 no! Oh, oh, oh. Wow, questa non ci voleva. Eccoci qua, non è stato così male, no? Tu hai dormito? Sì, un po'. Ah, io non ho chiuso occhio, il mio cuscino puzzava di peti, ma che importa, tanto siamo in Inghilterra. Oh oh. Non riesco a capire, dove sono i verdi prati inglesi, le zitelle dai deretani rosa e i denti sporgenti? A circa 3.000 miglia da quella parte, qui siamo in Medio Oriente. Dove stiamo andando? Non so, non ho molta familiarità con questo tipo di villaggio arabo. Roba da vendere, roba brutta da due soldi da vendere! Ehi, americani, vi piacciono i film? Ho la cassetta di La mia macchina è saltata in aria, ma grazie ad Allah non ci siamo fatti male! Cammelli da vendere! Questo era di un vecchietto che lo usava solo la domenica per andare alla moschea, gli hanno cambiato giusto le ginocchia! Stupendo, comprane uno e andiamocene! Comprane uno? Ho soltanto 50 dollari. Dobbiamo distrarlo, tu vienimi dietro. Siamo noi, sì! Così diversi per andare d'accordo tra noi. Fai tu per primo? Ok, vado io. Tu hai come eroe il marchese de Sade. Ma senti chi parla. Tu hai un'erezione con Felicia Rashad. Una sola volta. Son raffinato, sempre pettinato. Oh sì, caruccia quella capigliatura. Oh, grazie. Ottima per farci la pupù. Cosa? Oh, andiamo, sembri Charlie Brown. Ha parlato Snoopy. Non c'è una cosa su cui siamo d'accordo. Io adoro ascoltare i Carmina Burana. E io quel cantante che nasconde la sottana. Ricky Martin. Lo adoro. Come andare d'accordo tra noi? Siamo noi, sì, così diversi per andare d'accordo. D'accordo tra noi. Con quella testa puoi al rugby giocare. Molto spiritoso. E tu hai un pene che è un lampone, mi par. Ci scommetto che andrai a letto con un bel tipetto che si chiama Ted. Oh, una battuta gay? Sai, lavoro con quello che ho. Siamo in realtà una frana come tu. Perché ciò che è triviale a te pare bello. E tu passi il tempo a lisciarti il... guarda che non si può dire in TV. Il tuo ego? Lascia stare. Due mondi all'opposto, noi siamo!